Allora, io sono Francesca Grignolio e sono una freelance, mi occupo di comunicazione e di formazione, tendenzialmente soprattutto nelle aziende, quindi per le persone che lavorano e a volte per le case editrici, quindi nel mondo della scuola. Ho scelto di fare questo lavoro un po' per caso, perché io sono stata per anni un'educatrice professionale, lavoravo nelle comunità, in particolare con gli adolescenti, e poi un po' perché mi è capitata un'occasione in cui mi hanno chiamata per uno stage, un po' perché avevo bisogno di trovare un lavoro in cui potessi poi permettermi di andare a vivere fuori di casa, ho provato questo mondo qua e ho scoperto che era insomma un posto interessante dove poter crescere sia professionalmente che personalmente. Fai delle scelte particolari nel tuo lavoro quotidiano? Ci provo soprattutto da quando sono diventata una freelance, perché ho provato a dire vabbè, va bene farmi risucchiare dal lavoro, ma magari provando a dare io dei piccoli pezzetti di regole, quindi cerco di dare delle priorità ai lavori che mi interessano di più, di dare delle priorità ai modi di lavorare che mi piacciono di più, di scegliere con chi lavorare, che è una cosa molto importante, e di raccontare un po' di me quando lavoro, in modo che quando qualcuno sceglie me sa che nel bene o nel male arriva Francesca e non arriva una qualsiasi. Quali sono le tre motivazioni che ti hanno portato a scegliere di passare dal sociale a fare quello che fai attualmente? Allora, prima di tutto il fatto che come educatrice io guadagnavo 5 euro all'ora, lavoravo per una cooperativa e volevo, ai tempi oramai avevo 26-27 anni e volevo andare a vivere da sola. E quindi mi guardavo intorno, guardavo il mio conto in banca e vedevo che non ci sarei mai arrivata. Quindi comunque sicuramente un elemento che per me è anche un elemento importante è stato l'elemento economico, nel senso che secondo me è importante che se una persona lavori possa permettersi di vivere e mangiare e non sentirsi in dovere di farsi mantenere da famiglie o da situazioni. Credo che sia parte della dignità umana il fatto che se uno fa un lavoro in particolare così delicato come quello, poi abbia tutti i diritti di avere una casa e la pizza fuori ogni tanto. E secondariamente era una questione anche un po' mia personale, nel senso che ho iniziato a intuire che forse il mondo dei ragazzi era un mondo in cui io avevo meno da dare rispetto al mondo degli adulti, nel senso che poi ho scoperto di essere più brava a lavorare con gli adulti che con i ragazzi, ad annoiarmi meno e probabilmente ad annoiare di meno. Quindi c'è stata sicuramente una questione di mia affinità rispetto a un altro mondo. E la terza è stata una questione di comunque sfida intellettuale, sfida un po', vediamo se sono capace. E sono tre cose che tendenzialmente mi hanno fatta contenta, nel senso che in questo momento ritengo di aver iniziato un cammino che poi può cambiare, non è detto che sia alla fine, ma che è quello che più affina a me e a quello che ritengo che sia il modo in cui intendo il lavoro io.